Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti nel mio canale Chetogenico. Come vi avevo detto la scorsa settimana, sono appena tornata da qualche giorno di vacanza in Toscana. È una regione meravigliosa e i piatti sono veramente buonissimi. Quindi ho avuto l'ispirazione per la ricetta della settimana scorsa. Se ve la ricordate, saprete anche che poi abbiamo fatto una meravigliosa passeggiata a Pisa. Se non l'avete vista, vi consiglio di andare a guardarla. Poi anche la ricetta di oggi sarà una ricetta toscana e anche la ricetta della prossima settimana. Quindi per 3 settimane andremo insieme a gustare i sapori di questa regione e poi a fare la nostra passeggiata in Toscana. Non perdetevela perché è veramente una regione unica. Da tutto il mondo arrivano per vedere la Toscana. Allora, non vi farò vedere Firenze e neanche Lucca, perché anche se ci sono tornata, avevo già fatto dei video in passato, se vi ricordate, per il mio compleanno ero stata a Forte dei Marmi e poi a Lucca, e poi avevo fatto anche un video su Firenze perché ci sono stata da pochissimo insieme a una mia amica. Vabbè, però questo per dirvi che io adoro la Toscana e anche la cucina toscana. Quindi adesso andiamo in cucina a preparare il piatto di oggi e poi a fare la nostra bella passeggiata. Ma prima volevo chiedere a tutti voi di iscrivervi al mio canale, di mettermi tanti bei like perché mi fate veramente felice, perché così ci possiamo vedere qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un altro video chetogenico in italiano. Ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese alla stessa ora e il mercoledì in spagnolo. Ora però a cucinare! A Bergamo non ho avuto tempo di preparare questi cantucci speciali, quindi eccoci nella cucina di Stoccolma e questi sono gli ingredienti di cui avrete bisogno: 2 uova, 160 g di farina di mandorle, 50 g di cacao amaro non zuccherato, 100 g di eritritolo o del vostro dolcificante preferito e 100 g di nocciole. È tutto! Ovviamente anche questa ricetta è semplicissima, come tutte quelle che preparo, altrimenti sapete bene che non ci riuscirei. In questo caso bisogna semplicemente mischiare molto bene tutti gli ingredienti, lasciando da parte solamente un albume. Quindi delle 2 uova metteremo nell'impasto un uovo intero, tuorlo e albume, e un secondo tuorlo. Ma l'albume che resta lo dobbiamo tenere da parte perché sarà il topping al momento di mettere l'impasto nel forno, quindi lo utilizzeremo. Come vi ho detto, questi sono dei cantucci speciali, infatti non è la versione tradizionale. La più simile ai cantucci veri, tra virgolette, è quella che ho preparato qualche settimana fa. Vi metterò comunque il link qua sotto. Questi sono speciali perché hanno in più il cacao e le nocciole. Ho avuto questa idea da Oreste sul gruppo di Telegram. Ho un nuovo gruppo con anche una chat. È veramente divertentissimo, quindi vi aspetto tutti, iscrivetevi. Mi troverete come Barbara Minati. Stiamo facendo delle settimane tematiche, quindi abbiamo iniziato con una settimana di antipasti, un'altra di primi piatti chetogenici, poi abbiamo interrotto perché a grande richiesta abbiamo preparato 8 giorni di colazioni dolci con ogni giorno dei biscotti diversi, poi abbiamo continuato con i secondi piatti, 4 giorni di pesce e 4 giorni di carne, e adesso sto facendo i contorni. Probabilmente, se vi iscriverete quando vedrete questa ricetta, sarà appunto la settimana prossima, quindi avrò iniziato anche con le torte chetogeniche. Venite tutti perché non costa niente ed è super divertente. Se non volete ricevere un miliardo di messaggi dalla chat, potete iscrivervi anche solo al canale. Trovate il link diretto nella descrizione qua sotto.
Ma torniamo alla nostra ricetta. Ora che l'impasto è pronto, possiamo dare la forma classica dei cantucci. Ovviamente sarebbe molto meglio non portare nessun anello. Io ho quello di fidanzamento e la fede, di solito ce li ho sempre e in questo caso avrei dovuto toglierli. Ma l'impasto è pronto, la forma è data, basta mettere l'albume sopra e poi tutto in forno a 180 gradi centigradi, che sono 360 gradi Fahrenheit, per 25 minuti. Poi è pronto, i nostri cantucci sono pronti. Si devono però lasciar riposare e raffreddare. Ma guardiamo un po' fuori dalla finestra, perché questo è un momento veramente difficile. Vi assicuro che il profumo in cucina è incredibile e aspettare non è semplice. Ma YouTube ci aiuta, sono passati già 20-25 minuti e possiamo tagliare i nostri biscotti. Sarà sufficiente togliere la carta forno, eliminare anche l'albume extra che è scivolato giù, l'avete visto probabilmente durante la preparazione, e poi possiamo tagliare i nostri cantucci. Sono venuti bellissimi, la forma è appunto quella classica, però si potrebbe anche fare delle lettere e con questo stesso impasto potrete anche formare dei numeri, per esempio pensare a un regalo, scrivere il nome della persona amata oppure il numero del suo compleanno. Ci si può veramente sbizzarrire con questo impasto e vi assicuro che comunque sarà buonissimo e molto chetogenico. Ah, per essere chetogenico dimenticavo una cosa importante: dovete stare attenti al cacao che scegliete. Leggete bene le etichette e scegliete sempre il prodotto che contiene meno carboidrati. La scelta di un prodotto molto basso in carboidrati è particolarmente importante in questa ricetta, perché c'è già molta frutta secca e, come ben sapete, anche la frutta secca, come tutta la frutta, come tutta la verdura, contiene anche dei carboidrati. Quindi ve ne parlerò mentre passeggiamo per San Gimignano, perché in questo video, che è quello italiano, non devo elogiare la Toscana. Sappiamo tutti che è meravigliosa, quindi vi parlerò un pochino della frutta secca mentre ammirerete le immagini di questo paesino incantato, veramente meraviglioso. Le percentuali di carboidrati contenuti nella frutta secca le ho prese dalla pagina web del Diet Doctor. È un medico svedese che ho avuto la fortuna di conoscere nel lontano 2016 durante una conferenza in California e che è famoso in tutto il mondo per le diete low carb e chetogeniche. Quindi mi sento abbastanza sicura. Ovviamente tutte le percentuali di contenuto di carboidrati nella frutta, nella verdura, cambiano un pochino, sia a seconda del tipo di frutta che prendiamo che a seconda della sua maturazione. Quindi questo è un valore medio. Inoltre le percentuali sono nette, cioè senza le fibre. Allora, iniziamo, perché la frutta secca non è tutta uguale e bisogna scegliere molto bene. Il Diet Doctor ci dice che le noci brasiliane e le pecan hanno solo un 4% di carboidrati e le macadamian un 5%, quindi vanno molto bene, sono sicuramente la scelta migliore. Mentre le noci, le nocciole e le noccioline hanno un 7%, i pinoli un 9%, le mandorle circa un 10%, e purtroppo ci sono anche i pistacchi con un 18% e gli anacardi che contengono addirittura il 27% di carboidrati. Infatti noi pistacchi e anacardi non li utilizziamo.
ma vorrei dire due parole anche su San Gimignano. Non c'ero mai stata prima e ci sono queste torri incredibili. È veramente un paesino speciale. Io poi amo la Toscana, qua ho conosciuto mio marito nel 94 a Siena e spero di tornarci presto. Se voi avete qualche suggerimento di posto bello e speciale, per favore scrivetemelo qua sotto. Ah, e vi voglio ricordare anche che se preparate le mie ricette, mandatemi per favore le foto nel mio account Instagram, lì si possono inviare come messaggi privati e mi fate sempre molto felice, quindi grazie a tutti!